Oggi a grande richiesta dei miei ragazzi una bella padellata di ravioli, ricotta e spinaci e preparo anche le tagliatelle, tutto in una volta sola. Ingredienti: 4 uova belle fresche, 400 g di farina zero normalissima, 200 g di farina di grano duro e mezzo bicchiere di acqua circa. Vi faccio vedere anche come si fa a regolare l'impasto. Sì, perché dare un peso esatto dell'acqua e delle uova è assurdo, non ha senso, perché le uova non sono grandi tutte uguali, le farine non assorbono tutte nello stesso modo. Quindi vediamo passo per passo come si fa a fare un impasto regolare. Questa è farina di grano duro normalissima, tecnicamente si chiama calibrata, comunque non è la rimacinata, è proprio quella normale che serve per dare un po' più di consistenza all'impasto, per tenerlo un po' più asciuttino. Ci metto le 4 uova. Qui siamo in Italia, ogni cortile ha la sua ricetta per la pasta all'uovo. Questa è la mia, ognuno faccia la sua. Comunque io mischio gli ingredienti e guardate come li lavoro, vedete? Li sgrano, non li mando insieme. Perché? Perché voglio rendermi conto se devo aggiungere ancora o meno dell'acqua, un uovo, eccetera. Guardate le mani pulitine, l'impasto è tutto sgranato. Così com'è va già bene per essere usato per le trafile, quelle a pressione. Deve essere così l'impasto, già pronto, si mette dentro su una trafila e si lavora, mentre invece lavorando la mano deve essere un po' più morbido, deve stare insieme. Quindi una volta che è sgranato così mi rendo conto di quanta acqua possa servire. In questo caso ne aggiungo circa mezzo bicchiere che basta e avanza, oppure un altro uovo al posto dell'acqua, come preferite. C'è anche chi ci mette la curcuma per farla più gialla, io li metterei tutti in galera. Comunque se volete fate pure, si scherza. L'impasto all'inizio sembrerà un po' duro, un po' asciuttino, è la farina di grano duro che fa quel lavoro lì, ma dopo un po' andrà insieme perfettamente. Quando non sarà più appiccicosa la copriamo con uno straccio, in una bacinella, con un coperchio, come volete, e la lasciamo da parte per una mezz'oretta circa. Intanto mi preparo il ripieno per i ravioloni. Abbiamo detto ricotta spinaci, cosiddetto di magro. Utilizzerò degli spinaci surgelati. Circa 200 grammi, gli do una sfrizzata una volta scongelati per tirargli fuori più acqua possibile. Se usate quelle fresche gli date prima una scottata, li scolate e li strizzate nello stesso modo. Tritiamo finemente, potete usare anche un frullatore e farli macinati molto fini, però io li voglio un po' grossini, quindi li faccio con il coltello. Casseruola, fornello, poco olio d'oliva, se volete potete usare anche il burro se vi piace, e ci metto dentro i miei spinaci tritati. Fuoco forte, bisogna rosolarli, scottarli per 2-3 minuti, non di più, non devono diventare scuri, marroni, devono soltanto essere scottati. Tenete conto che poi cucineranno ancora dentro il raviolo. 250 g di ricotta e mischio per bene. Via dal fuoco. Sale, pepe, abbondante pepe. Se volete metterci degli aromi come del rosmarino tritato, del prezzemolo, metteteli pure. Io li ho fatti lisci lisci. Una bella manciata, circa 20 g di formaggio grattugiato e mischiamo. Volendo si può mettere anche un uovo, tenete conto che se ci mettete l'uovo poi dopo il ripieno verrà molto consistente quando lo mangiate. Ora siamo pronti, preparo quello che serve per fare i ravioli, sacco a poche, il ripieno e un pennello da imbianchino, rigorosamente da imbianchino. Scherzo, che io uso quello da 20 anni e mi piace. La mia macchinetta è pronta e possiamo partire. Una bella spolverata, io uso la segola, quella di sempre di grano duro, quella di prima, per non far attaccare l'impasto al tavolo. E questa macchinetta è una storia, l'ha regalata mia suocera quando mi sono sposato, che a sua volta era stata regalata lei dalla sua di suocera, quindi non so quanti anni ha, ma penso 50 tutti. Faccio dei pezzettini di 100 g di pasta, di impasto, e la passo 2-3 volte con il numero più alto, con lo spazio più grosso della macchinetta. Questo lavoro serve per farla diventare omogenea, bella liscia, con la stessa consistenza in tutto il pezzo di pasta. Quindi fate dei pezzi non troppo grossi, perché sennò dopo vi vengono delle tagliatelle lunghe un chilometro. Consiglio importante: se non volete che vi si secchi la pasta sul tavolo, magari se dovete fare i ravioli non fatene più di 2-3 strisce alla volta, tenete la pasta coperta e ne fate un po' alla volta, altrimenti vi si seccano mentre le fate e dopo è un disastro. Andiamo avanti un buco alla volta, sempre più sottile, fino ad ottenere lo giusto spessore. Tenete conto che per fare i ravioli bisogna farla molto sottile, sottilissima,
perché sennò dopo quando l'accoppiate diventa doppio e diventa un mappazzone, e noi non vogliamo questo. Deve essere comunque raviolo, deve essere deve sapere di raviolo, non deve sapere di pasta, quindi bisogna farla sottile. Ora che ho tirato le mie sfoglie, mi segno la metà piegandola in due, così io so che in quella metà lì è grande uguale a quell'altra, e quindi una la tengo da parte e nell'altra ci mettiamo sopra il ripieno dei ravioli. Il ripieno lo metto in un sacco a poche. Se volete potete usare anche un cucchiaino normale da caffè e fate delle palline. Li faccio molto grossi questi ravioli e quindi metto tanto ripieno, faccio due file. Se volete farli più piccoli fate tre file e mettete ovviamente un pochino meno di impasto. Questo stesso impasto identico al posto degli spinaci si possono mettere i carciofi, gli asparagi, i funghi, quello che preferite, o altri ingredienti anche, non so, pancetta, candarette, fate gli abbinamenti più strani, quello che più vi piace, come volete voi. Con il pennello bagno le parti dove non c'è il ripieno. Potevo bagnarlo anche prima, tutto quanto, prima del ripieno, però dopo magari se la pasta rimane troppo sul tavolo si inumidisce sotto e vi si attacca, quindi è meglio magari farlo dopo. Ricordate il pezzo di prima che avevamo tagliato? Eccolo qua, lo mettiamo sopra e facciamo combaciare i contorni, i bordi, il perimetro. Ora devo far aderire le due parti, prima il centro, poi i pezzi tra un ripieno e l'altro e dopo la parte esterna. In questo modo spingeremo l'aria verso l'esterno perché all'interno del raviolo deve rimanere meno aria possibile, anzi se non ce n'è proprio è meglio. Poi con i ditoni faccio il giro intorno al ripieno, schiaccio per bene, in maniera di cacciare via tutta l'aria, quasi tutta comunque, e di sigillarli molto bene. Vediamo anche due o tre formati diversi e due o tre modi diversi di tagliare. Adesso uno alla volta vediamo tutto. Però nel frattempo schiacciamo bene. Con una spatolina passiamo sotto per verificare che non siano appiccicati e con la rotella tagliamo via le parti in eccesso, quindi via i bordi, tagliamo al centro per dividere le due file e via i bordi anche dall'altra parte. Così tiriamo via le parti in più perché insomma bisogna cercare di farle con meno pasta possibile, altrimenti vengono, già sono grandi, se poi le lasciamo attaccate tutte diventano enormi. Tagliamo i nostri ravioli a quadratoni. Vassoio, farina di grano duro, una bella spolverata, e ci mettiamo dentro i nostri ravioli. State tranquilli che con la farina di grano duro non si attaccheranno al vassoio, potete metterli anche leggermente appoggiati uno sull'altro che non succede niente di niente. Questo è un altro modo per tagliare i ravioli, li facciamo rotondi, si chiamano girasoli, almeno così così è, poi ogni regione ha la sua, e sono rotondi, vedete che non hanno praticamente bordo, fatti così è tutto ripieno. Li ripasso con le dita perché questi qua devono essere chiusi bene, perché potrebbero riaprirsi. Non si aprono perché dopo vi faccio vedere, però è meglio ripassarli bene. Rifacciamo tutto dall'inizio. Vedete la differenza tra quelli quadrati e quelli rotondi? E questo perché quelli rotondi non hanno gli angoli, molto semplice. Ma dopo vediamo ancora un altro tipo di taglio. Qui invece lo facciamo utilizzando solo una sfoglia, non due una sopra l'altra, semplicemente piegandola sopra il ripieno. Poi li potete fare rotondi, a mezzaluna, semi rotondi, come volete. Io li faccio semi rotondi, quasi come girasoli, così resta meno bordo. Quando il bordo è minimo, è sottile, è piccolo, è bene sempre ripassarli con le dita, così come faccio io, o con una forchetta se preferite. Ora utilizzerò per prima i ritagli dei ravioli che ho scartato per fare delle tagliatelle, quindi li schiaccio, c'è dentro qualche pezzo di spinacio, ma è tutta roba buona da mangiare. Lo ripasso alla macchinetta con lo spazio più grosso, lo ripasso 2-3 volte perché lo devo far tornare liscio. Faccio esattamente la cosa che ho fatto prima, schiaccio un po', la piego in 2-3 parti, lo piego, lo ripiego e lo passo per 2-3 volte dalla macchinetta, così tornerà ad essere bello liscio. Eccolo lì, vedete com'è? Gli diamo un'ultima passatina e siamo pronti per fare le tagliatelle.
Se mettete la semola sia sotto mentre lavorate che dentro nell'impasto, avrà un impasto che non si appiccicherà, quindi lo potete lavorare molto tranquillamente. Ora taglio le mie tagliatelle, vedete, le metto in un vassoietto e messe a nido, non le faccio seccare. Faccio il vassoio pieno e poi lo butto tutto così com'è dentro nel congelatore. Il giorno dopo, la settimana dopo, quando è, le cucino direttamente nell'acqua bollente da congelate. Le stacco con la spatolina e tac, le metto nell'acqua bollente. Così non ho bisogno di incasinarmi la vita, perché a me non piace star lì a stenderle, farle seccare. Le congelo, ma voi fate pure come volete. Se volete farle seccare, le seccate. Diamo sui fornelli. Padellone, pezzo di burro, se volete, se no usate l'olio d'oliva. Una bella cipollata tagliata sottile. Ai miei ragazzi gli piace molto la cipolla fritta, quindi io cosa faccio? Soffrigo per bene della cipolla molto abbondante in una padella bella comoda, magari ci metto anche un po' di pancetta affumicata, pepe abbondante, un po' di prezzemolo e faccio rosolare per bene. Nel frattempo cuocio i ravioli. Tempo di cottura dei ravioli a pasta fresca, questi in 3 minuti sono cotti. Naturalmente li potete fare al burro di salvia, al ragù, al pomodoro, pomodoro fresco, al pesto, fateli come volete. Ecco qua, cottura veloce, 3 minuti, li pesco, non li scolo perché li rovinate i ravioli, vanno pescati con mestolone a rete e li salto in padella, vedete come li salto, non si spaccano, non si rompono, sono robustissimi. Belli grossi, profumati, abbondanti, ragazzi, un po' di parmigiano, una bella formaggiata e siamo pronti per andare a tavola. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, così mi aiutate a far crescere il mio canale. E vi ringrazio a tutti per la visualizzazione, ci vediamo sotto in descrizione dove ci sono scritte tante cose belle per tutti voi. Ciao a tutti da Gabriele.